Ragazzi, oggi siamo qui davanti all'altare di Notch, come abbiamo fatto nello scorso episodio, in un momento epico. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo messo l'uovo e abbiamo completato finalmente l'altare di Notch. Adesso abbiamo un nuovo alleato che appunto ci potrà aiutare nella nostra battaglia contro Null e per salvare il mondo. Quindi, allora ragazzi, io direi di non perdere tempo in chiacchiere, devo assolutamente tornare al villaggio, cioè alla mia casa, che vabbè è là, per appunto vedere, per andare avanti un po' con la storia. Vabbè che la mia armatura dovrebbe reggere, però ne facciamo un bel tuffetto. Ok. Allora. Niente, devo andare a casa perché devo sistemarmi. Perché non lo so, adesso dobbiamo aspettare che qualcuno ci dia un segnale, comunque qualcos'altro, che qualcuno ci dica qualcos'altro, qualcosa che dobbiamo fare. Quindi entriamo in ca. Abbasso un attimo i suoni, ragazzi, perché allora, creature amichevoli. E ambiente no. Ok. Molto bene. E tu chi sei? Allora, buon lavoro umano. Sono il messaggero di Notch. Ho una missione per te. Capiti proprio. Non ti posso neanche colpire? Te ne vai tu, vero? Cioè, non è che poi sto qua mi rimane. Oddio, scendo. Non è che poi sto qua mi rimane tutto il tempo qua in casa, ragazzi. Perfetto, allora. Un libro. Ok. Allora, comunque. Cioè, è abbastanza facile. Penso, sì, è abbastanza facile. Però comunque io vi tradurrò quello che c'è scritto. Allora, anche nell'oscurità, la luce, come si chiama? La luce c'è. Non è che la luce risorge, diciamo, la luce è presente. Trova il covo dell'oscurità e recupera le spoglie, i rimanenti del tuo re. Ok, mi sembra abbastanza chiara. Quindi devo trovare il covo dell'oscurità e prendere le spoglie del mio re, che dovrebbe essere Notch, perché se tu sei il messaggero di Notch e questa è una missione di Notch, probabilmente dovrò recuperare le spoglie di Notch. Ok, allora il tutto mi sembra abbastanza chiaro. Adesso l'unica cosa che devo capire è dove si trova il covo dell'oscurità. Cioè, allora, il covo dell'oscurità non penso che sia in questo mondo. Mi sono buggato. Questa porta è la più buggata del mondo. Allora, il covo dell'oscurità non penso che sia in questo mondo. Cioè, non penso che sia nell'overworld, quindi o è nell'end. Ho visto qualcosa muoversi. C'è un villico. What? Da quando ci sono i villici in questo villaggio? Va bene. Strano, comunque. O è, appunto, stavo dicendo, nel Nether oppure nell'end. Io spero sinceramente che sia nel Nether, perché l'end, ragazzi, è un po' lontano da raggiungere, cioè io ho le coordinate, in teoria. Sì, perché c'ero già stato io. Dove c'era la tomba di Herobrine nel land. Io spero sinceramente che non si trovi lì e che si trovi invece nel Nether. Quindi, niente, allora qua c'è sempre il cimitero, che è veramente molto inquietante. Però la traccia si sta un po' fermando, eh. Non sta più avanzando così tanto come prima. Quindi direi.
Questo qua è il portale. Ok. Eccoci entrati. Cos'è questa roba? Come? Cosa? Cos'è sta roba? È un blocco di Minecraft? No. Aspettate un secondo. Voglio controllare prima se c'è qualcuno. Lì è la fortezza che abbiamo. Lì è la piramide di Herobrine. No, non ci dovrebbe essere nessuno. Cosa? Ma lo posso cliccare? Ah! È tipo un teletrasporto. Forse ho capito che cos'è questa. Non. È strano che sia qua, sinceramente, perché non. Nel Minecraft normale non c'è. Praticamente questo blocco è una pietra particolare che si chiama Waystone. La Waystone è praticamente una sorta di lapide di pietra che ti permette di teletrasportarti in diversi punti. Cioè, dipende da dove è collocata. Diciamo, è un teletrasporto vero e proprio. Ok, va bene. Quindi la posso usare. Il fatto che l'ultima volta non c'era, di sicuro. Quindi il fatto che sia qui vuol dire che la devo usare. Perfetto. Sembra fatto apposta. Tomba di Notch. Altare però cos'è? Altare. Ah, ma ce n'era una pure qua all'altare. E mica l'avevo vista io, perfetto. Quindi è un modo molto più veloce per teletrasportarsi tra le dimensioni, più veloce del portale del Nether. Ok. Beh, io direi di andare alla tomba di Notch, visto che. Ah. Ma dove sono? Sono sopra. Sì, questa è la. Sono sopra il Nether. Ragazzi, ci ha teletrasportati sopra il Nether. La Waystone. Quindi vuol dire che la tomba è qua? Questo cos'è? La casa del guardiano. Ah, ok, quindi praticamente. Wow, è bello grande sto robo. Quindi probabilmente c'è un guardiano. Probabilmente questa è la tomba e c'è un guardiano. Ah, però. È un sacco di roba, ragazzi. È un sacco di roba. No, io prendo tutto, Quindi suppongo di dover entrare qui. Tipo un sarcofago. Sì, è un sarcofago. Ok. Beh, allora. Magari metto via. Entriamo. Io mi guardo sempre le spalle perché non so cosa potrebbe esserci. Sinceramente, magari mi arriva qualcuno da dietro. O mi fanno un assalto. Meglio chiudersi dentro, eh. Mamma mia, che paura, ragazzi. Non avete idea. Ma attaccano? No, non attaccano nemmeno. No, non attaccano. Sono tipo delle guardie, probabilmente. Se non mi attaccano, vuol dire che mi considerano pacifico. Sono delle guardie, probabilmente per nulla. Non lo so. Allora, ok, questa è. Ah. Ah, perfetto. Buono, qua dentro. Ho sentito un rumore strano. Mi sono spaventatissimo. Ok, allora, questi fiori. Ok, queste qua quindi sono le spoglie di Notch. Suppongo. Sì. Perfetto. Allora, io le recupero e esco. Ok, raga, allora perfetto. Io direi a questo punto. Mi sono anche mangiato una mela d'oro. Di ritornare a casa perché dobbiamo, appunto, penso consegnare queste spoglie al messaggero. Quindi, niente, facciamo direttamente altare e ci teletrasporta.
Mi si è buggata? Ah, ok, mi si erano buggati i cuori. E ci teletrasporta direttamente all'altare. Allora. Porca vacca! Porca vacca! Porca vacca! Porca vacca! Porca vacca! L'avete visto? L'avete visto? L'avete visto? C'è Herobrine. C'è Herobrine in casa. Che cavolo ci fa Herobrine in casa? Non era morto? Va bene che è in un certo senso nostro alleato. Che cavolo, mi ha quasi visto? Che cavolo ci fa Herobrine? Che cavolo ci fa Herobrine in casa? Oh cavolo, mi ha visto. No, non mi ha visto. Raga, lo sapete tutti, Herobrine era morto. Cioè, ho pure registrato un episodio, lui ha detto, sono nell'aldilà. Che cavolo. Che cavolo ci fa lì Herobrine? No, secondo me non è Herobrine. Sapete cosa vi dico? Secondo me è una, diciamo, è una tentazione che sta cercando di farci Null. Secondo me lui non è Herobrine. Solo che Null è praticamente nulla oppure qualcosa di suo. No, Herobrine non è possibile che. Cioè, posso capire se. Magari poteva apparire sotto forma di fantasma, ma sappiamo tutti che Herobrine adesso si trova nell'aldilà. Cioè non è più in questo mondo, non si trova né nel Nether né nell'End. Non si trova. Si trova proprio nell'aldilà, nel mondo dei morti. Da cui non abbiamo ancora avuto accesso a questo mondo. Probabilmente si trova in paradiso. E nel reame del paradiso, però normalmente non ci si può accedere. Magari. Riusciremo ad accederci, ma più avanti. Poteva apparire sotto forma di fantasma. Ah, tra l'altro ho notato che quegli altarini che ci ha messo Herobrine per difenderci da nulla, pian piano stanno perdendo le teste. Mi sa che quando le perdono tutte, non avremo più la protezione. No, no, secondo me è Null travestito che farà finta di sicuro di essere Herobrine e ci dirà di consegnare. La testa di Notch, la spada, l'acciarino, tutto quanto. Io, ragazzi, mi confido a voi. Non so assolutamente cosa fare, quindi nei commenti, prima di tutto lasciate mi piace a questo video e nei commenti scrivetemi assolutamente cosa devo fare. Io magari entro. Ragazzi, io entro. Tanto quello che succederà lo vedremo. Ok, lui ancora lì non mi ha visto. Entro. Vado.